Flavio, dove siamo oggi? Johnny, siamo a Firenze. Alla grande. Alla grande. Senti, perché non mi dimmi di no come vuoi tu. Sì. Perché non cominciamo con un saluto a un caro ricordo che è Ernesto De Pascale. Vai, bravo. Ciao Ernesto. Ciao Ernesto. Ciao fissati e bentornati su Vinilicamente. Oggi siamo in trasferta a Firenze al Circolo Arci Progresso in occasione del concerto che tra un paio d'ore farà uno dei miei miti musicali, Flavio Giurato. Ciao Flavio, grazie di essere qui, ben trovato. Ciao a te e a tutti i tuoi video ascoltatori. Senti, il tuo ultimo disco, Le promesse del mondo, un concept sulla migrazione nel senso più ampio del termine, è stato accolto positivamente da pubblico e critica, e così sta succedendo in questo tour, in ogni tappa che si sta verificando in Italia. Cosa speri si porti a casa chi viene ad ascoltarti, a vederti interpretare queste nuove canzoni? Un disco diverso da quello che ho fatto prima, perché una cosa che mi riconosco è di aver fatto sempre lavori diversi uno dall'altro, mentre si tende un po' a sfruttare delle ricette, specialmente se sono andate bene. Ecco, tutto quello che ho fatto io è diverso uno dall'altro e mi aspetto che quelli che vengono a sentirlo si portino via un paio di domande perlomeno su queste promesse del mondo. Queste promesse sono esaudite, sono... Queste promesse del mondo sono le promesse che noi facciamo a quelli che ancora devono nascere e quindi purtroppo non sono esaudite, sono tante le promesse che gli facciamo da un mondo senza guerra, che sarebbe auspicabile arrivati dove siamo arrivati adesso, un mondo senza questa tragedia che viviamo giornalmente della migrazione forzata. Le promesse del mondo, le promesse del mondo, le vedo ora, che il viaggio è naufragato, sul barcone incendiato, ma chi cazzo ha partorito? Ma chi cazzo ha partorito? Sono tante le promesse del mondo di cui parlo, è un concept sul tema delle migrazioni. Non poteva non avere un pezzo sul Papa Francesco, perché parlando di migrazioni non si può non parlare di Papa Francesco. E il disco è stato fatto dagli stessi musicisti che vedete sul palco. Registrato tutto in diretta e senza nessun tipo di metronomo, di condizionamento dato da un metronomo, sia digitale sia analogico. Come sempre fatto. Come sempre fatto. Senti, in questo disco, ma in genere in ogni tuo disco, la tua scrittura suggerisce le immagini di un film, di un cortometraggio, di una scena. Io per questo disco direi su tutte Digos e Ponte Salario, grazie alla quale io ho scoperto la storia di Ugo Forno. Questa forza espressiva da cosa nasce? Dalla volontà di partecipare alle emozioni. Per me è stata un'emozione forte scoprire Ugo Forno attraverso una passeggiata lungo il fiume Niene a Roma e vedere questa specie di lapide di plastica con delle scritture al pennarello che raccontavano la storia di Ugo Forno. E adesso quando qualcuno come te mi dice grazie per avermi fatto conoscere la storia di Ugo Forno, e succede, è successo per la prima volta in Sicilia
Barcellona Pozzo di Gotto, una ragazzina di 16 anni è venuta a ricordare, mi ha detto la stessa cosa. Io sono, questo ecco, mi fa sentire meno stanco quando mi faccio Roma Firenze. Nanni Moretti, che è un'altra mia fissa, sì, e che è un altro romano e che è un, sì, altro atipico, come te in Cario Diario, in una scena dice: mi sa che mi troverò sempre più a mio agio e d'accordo con una minoranza di persone. Ti ritrovi in questa citazione umanamente e professionalmente? Sinceramente no, malgrado tutto il bene che uno possa volere a Nanni Moretti, mi sembra una cosa un pochino aristocratica, un pochino elitaria. E mi trovo benissimo con la mia minoranza, se fosse una maggioranza sarei più contento per i bottegai che vado a fare la spesa, però ecco, non credo, forse è un limite non saper comunicare a più persone possibili, ma non mi faccio problemi di a quanti possa arrivare quello che scrivo. Lo scrivo e basta, non è che ho poi delle visioni di comunicazione. Ci sono degli artisti in Italia capaci di comunicare con non uno ma due stati, un giorno dopo l'altro. E va benissimo così per loro e va benissimo per me venire a Progresso a Firenze e trovare, certo non una folla oceanica mi aspetto, però se è abbastanza di qualità da farci luppare, no? Da farci entrare in circolo con quello che sono le emozioni che possiamo offrire noi con la musica e i testi e avere un'ondata di ritorno. Anche se sono tre persone è sempre emozionante. Vero, sono d'accordo. Senti, a proposito di minoranza, questa volta mi ci metto io, nel senso che la stragrande maggioranza di pubblico e critica individua nel Tuffatore il tuo capolavoro. Io invece preferisco Le vele che sbattono di Marco Polo, sì, le sue visioni mentali, i suoi viaggi mentali e fisici e poi il suicidio commerciale che ha rappresentato per te la pubblicazione di quel disco. Come vedi in prospettiva quei due lavori oggi? Le vele che sbattono in Marco Polo sono il nastro da due pollici, 24 piste da due pollici con le flange di metallo, che quando arrivava alla fine sbatteva, l'ho fatto registrare da Franco Finetti, e quelle sono le vele che sbattono. Si è chiusa un'epoca, che era l'epoca del digitale. Voluto dalla pioggia, spinto dal fiume e protetto da una caverna, nasce l'amore per una donna del sud. Tra piccoli baci e grandi tormenti, i vestiti bagnati che cadono e i lamenti. Si è chiusa personalmente l'epoca della collaborazione con le grandi major, cui io non devo altro che riconoscenza, anche se poi alla fine dopo questo disco non ho scaricato, però è stata un po' una separazione consensuale, perché alla richiesta di fare dei provini, io non è che faccio provini, faccio dei dischi e la sala, quello che è il lavoro in sala, il lavoro sul campo mi dà il lavoro finito, non è che io lo so prima, spero e faccio di tutto per arrivarci con le idee più chiare possibili. Però poi è il lavoro con i musicisti, è il lavoro con la sala che ti dà quello che può essere un disco come quello di Marco Polo. Senti, ai tempi del disco precedente, La scomparsa di Majorana, ti dicevi affascinato dall'idea della dissolvenza. Ettore Majorana, questo fisico catanese che salpa da Napoli, saluta tutti e non torna mai più. O ancora hai citato più di una volta Lady Diana che diceva: spero di scomparire come fa la pasticca in un bicchiere d'acqua. Pensavi che quello sarebbe stato il tuo ultimo disco, invece oggi pensavi. È soltanto uno dei lati della scomparsa di Majorana, questa della scomparsa personale, proprio del levarsi di torno
chi di noi non l'ha pensato perlomeno certo. Una volta nella vita. Napoli, Palermo, da porto a porto, nella traversata mi faccio morto. Napoli, Palermo, da porto, nella traversata mi faccio morto. Comando a mano alla vua, comando a mano, yes, comando a mano alla vua, io, yes, comando a mano alla vua, comando a mano, yes, comando a mano alla vua, io, yes, comando a mano alla vua, comando a mano, yes, comando a mano alla vua, io. Ma non è solo quello, la scomparsa di Majorana è parlare di come quelle che sono le nostre credenze scientifiche possano essere un giorno prese a risate dalle generazioni successive, perché è successo, perché il fatto che il Sole girasse intorno alla Terra era sorretto da dei calcoli matematici poetici, inattaccabili, poi si è rivelato che non è vero. Allora anche noi oggi con le nostre certezze, fai conto, il Big Bang, ora non voglio causare terremoti culturali, anche l'evoluzione stessa. Magari siamo tutti frutti di ondine di frequenze diverse arrivate dallo spazio, l'evoluzione è una grande bufala. Ora ci vuole il coraggio a dire questo tipo di cose, però il Big Bang, se lo racconti a una popolazione indiana, ti dice: ma quale Big Bang? È stato il soffio del dio Aquila che ha soffiato e ha creato l'universo. Non è che, secondo me, non sappiamo realmente chi ha ragione tra quello che dice che l'universo è nato da uno sputo del dio Tot o da quello che te lo spiega con una grande esplosione. E quindi questo fascino di vivere un'epoca, ma con dovuto senso dell'umorismo, che probabilmente può andare a finire come è andato a finire con tante cose culturali, non solo scientifiche, in cui abbiamo creduto e che poi non si sono rivelate. Bene. Niente di che. Certo. Senti, a proposito di quel disco, La scomparsa di Majorana, io vorrei ricordare una canzone in particolare, visto che di materia affine alla mia tesi di laurea. Mi riferisco a In caso di cura. In caso di cura. In caso di cura, che tratta di persone con problemi psichiatrici, sì. Esatto. Senti, sei stato ispirato dal tuo lavoro di musicoterapeuta e soprattutto cosa ti ha restituito quell'esperienza? Sicuramente è ispirato al mio lavoro di musicoterapeuta. Mi ha restituito quell'esperienza un grande soddisfazione e grande amarezza, anche perché purtroppo non è continuata. Perché sai come sono queste cose in Italia? Un anno c'erano i fondi, poi l'anno dopo non c'erano più i fondi. Per cui il secondo anno non c'è mai stato. Però c'è stato questo lungo primo anno dove ho portato per prima cosa, perché ho visto che erano persone che avevano in comune problemi di contrattura alle mani, la parola è legata al gesto, però gli ho messo prima di tutto un foglio A4, l'ho fatto tracciare 5 linee, queste 5 linee delimitano 4 spazi e quello è il pentagramma e la melodia, andavo a fare musica terapia. E allora c'era anche 3 zone nel foglio, una sotto queste 5 linee e una sopra, e una le 5 linee stesse. E queste 5 linee che creano 4 spazi si chiamano il rigo, per cui c'è sopra il rigo, sul rigo e sotto il rigo. E immediatamente dopo aver teorizzato siamo passati al pianoforte. Dal primo giorno hanno suonato il pianoforte, e poi djembe, che scarica, e ho avuto dei riscontri in questa terapia che facevo, unita all'emissione delle sillabe mistiche, dell'om, ma non soltanto l'om, anche di un im, em, am, om, per fare coprire tutta la gamma delle frequenze. E io avevo delle persone che erano con dei gravi problemi, ho detto mi sento più rilassato, mi sento meglio, così. Avrei voluto sinceramente continuare. Però purtroppo non è stato più possibile. Ho avuto dei pazienti che continuavano a fare il corso anche dopo essere stati dimessi, questa è stata una grande soddisfazione, che sono venuti a trovarmi a casa, eccetera. Però ecco, se c'è qui a Firenze una clinica dei matti che ha bisogno di qualcuno, io vengo volentieri. Sarebbe stato bello che tu girassi
in quel periodo un documentario, visto che comunque... È troppo il rispetto della privacy dei pazienti, no, non me la sono sentita anche di questo, rischiare. Anche questo rischiare è vero. E la tua idea su un film, uno spaghetti western, poi pensi adesso di farlo? Devo, forse rifaccio un altro disco, perché io con la canzone d'autore ho chiuso con questo Promesse del Mondo. La mia storia è semplicissima, ho 3 vinili e 3 CD. Tutto è cambiato proprio in maniera, in fase di composizione rispetto all'analogico che aveva dei tempi da rispettare, ferre di 20 minuti a facciata, mentre il digitale è una striscia continua, quindi cambio di tutto quello che deve essere la visione in composizione, primo pezzo, pezzo che chiude la prima facciata, pezzo che apre la seconda, pezzo che chiude tutto il lavoro, 18 minuti, 20, 22 ancora bene, di più no, non mettere troppe tracce basse all'ultimo intorno al centro perché le basse occupano tanto spazio, c'erano tante cose, che è proprio un mondo completamente diverso. Col terzo CD io penso di aver esaurito, cioè mi piace dire a me quando dire basta, perché sennò poi intervengono gli eventi della vita per cui non ci sarà più il mio prossimo disco. Però vorrei lavorare la musica insieme alle immagini e insieme a uno spettacolo in carne e ossa teatrale. Quindi non è che smetto, per carità, però di fare dischi di canzoni d'autore penso di aver dato tutto quello che volevo fare, tutto quello che volevo comunicare. Noi comunque seguiremo qualsiasi cosa tu farai. Mi fa piacere. Senti, ti saluto chiedendoti l'ultima cosa, sì, veloce. Non ti sei rotto i coglioni di essere etichettato per 40 anni come un artista di culto? Io credo in un'altra intervista ho detto chiamatemi come vi pare, chiamatemi col fischio, io se siete simpatici rispondo. Non sono cose sinceramente che non... Io non sono un artista di culto, io sono un artigiano romano, questa è la vera verità su di me. Io ho una bottega, dopo aver lavorato con l'industria per 3 dischi, poi ho aperto la mia bottega artigiana, di cui sono totalmente responsabile. Come artigiano romano ho preso dei lavoranti di 20 anni, che sono i ragazzi che hanno la benevolenza di accompagnarmi oggi, e con Mattia Candeloro, che è un super fonico e super musicista di Roma, e quindi ho la mia dimensione nella bottega artigiana. Perfetto. Faccio dischi fatti a mano, non so come dire, capito? Okay, in accordo, cioè, con le fasi lunari, come fa il falegname. Allora Flavio, io ti ringrazio di essere stato qui con noi, non vedo l'ora di sentirti suonare, grazie mille. Ciao fissati! The river flows, and where it goes, nobody knows, according to me, it flows to the sea.